Sono Andrea, il vostro conduttore, e questa è la seconda puntata di Storia e Storie. Oggi approfondiremo un aspetto molto brutto, ma anche molto appassionante, della storia dell'Europa, le trincee, con la Prima Guerra Mondiale. Ma io ho deciso di aiutarmi a esporre con un mio compagno, amico, e un famosissimo storico, Dario Marino, che è Giuliano. Piacere. Buongiorno. Sì. Carissimo Dario, è la seconda volta che ci vediamo, questa è sempre la mia, il mio show, Storie e Storie. Si ricorda che eravamo andati a fare un giro. Allora, prima ci dice che cosa svolge lei come storico, cosa studia. Allora, ecco, particolare, ecco, in questo periodo sto studiando appunto l'inizio proprio della Prima Guerra Mondiale. Ok, quindi la costruzione delle trincee, il periodo sociale, la situazione sociale del 14-18. Anche perché fate conto che la guerra appunto partì il 24 maggio 1915, quindi non è che siamo poi così lontani, cioè ancora un mesetto e poi ci sarà questo anniversario. Allora, il nostro storico ci ha portato un libro, sulle trincee che si può acquistare. Questo libro io l'ho letto, mi è piaciuto molto e si chiama La difesa di un confine e racconta della linea Cadorna. Praticamente ecco, questo libro appunto dà dei cenni storici, come vedete un po' sulle trincee, poi vedete parla dell'organizzazione del lavoro, perché è stato un lavoro appunto con molta organizzazione, anche perché la linea è stata fatta da Trentino a Piemonte. Allora, però la linea Cadorna è passata anche qua e io e Dario siamo andati a esplorarla. Allora, siamo qua al Parco della Spina Verde e stiamo scendendo nelle trincee, bellissimo, della linea Cadorna. Proprio belle, le trincee della linea Cadorna che sono sempre state quasi inutilizzate. Ecco, le linee sono di trincee, sono segnate su questa cartina, come potete vedere. Qui c'è la Svizzera, la Confederazione Elvetica. Qui c'è il lago di Como. Che poi comunque in questo Parco della Spina Verde non è che ci sono solo queste, come si dice, trincee. Ci sono anche molte altre cose. Molte attrazioni. Ad esempio, ecco, vedete questi punti. Sono i punti dove ci sono le trincee 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. In pratica questi qua 8 sono la difesa Cardano, Monte Olimpino. Poi c'è il 7, postazioni di seconda linea, e questo è nella zona di Cavallasca. 6 trincee zona Seveso, sono queste che abbiamo visitato. Poi 5 le gallerie d'avvistamento. Poi 4 fortino del Monte Sasso. Qui vedete al Monte Sasso c'è un fortino appunto così per vedere eventuali attacchi dalla Svizzera. Poi 3 abbeveratoio del genio militare. Scusi, la interrompo subito perché volevo far vedere a quelli che ci seguono, alle persone che ci seguono, dove siamo stati noi. Certamente. Noi siamo stati nella zona di Cavallasca, se non sbaglio. Noi siamo
più precisamente alle trincee in zona Seveso, praticamente queste. Abbiamo qua modelli di trincea che tra l'altro abbiamo costruito noi. Questa trincea rispecchia poco la realtà, giusto? Perché le trincee erano più basse. Sicuramente perché le trincee appunto non dovevano essere fuori, bensì dovevano essere dentro, dato il fatto che i soldati dovevano difendersi dalle mitragliatrici nemiche. Che voi sapete, nella prima guerra mondiale ci fu appunto l'innovazione, oltre che vabbè, dei gas asfissianti, insomma anche degli aeroplani, anche delle appunto mitragliatrici. Questi soldati, quando uscivano allo scoperto, venivano praticamente decimati dal fuoco nemico, perché insomma era come andare a buttarsi in un fosso volontariamente. E per esempio queste tipo casettine, chiamiamole costruzioni, sotto la terra, nascoste, cosa servivano? Beh, sicuramente ecco, servivano per gli alloggi dei militari, oppure per appunto contenere le armi. Però ecco, anche dentro la trincea non bisognava combattere solamente contro il nemico, bensì bisognava combattere contro malattie, topi, si contraevano un sacco di malattie. Ok, credo che questo basti. Questo è tutto da Storia di Storie. Parliamo delle trincee. Qua sono patrimonio storico, eh. Qua invece possiamo notare. Mettiamo avanti. Si entra. Qua discende, perché qua scendeva tutto. Qua i soldati andavano giù. Porca putrella. Un saluto a tutti, qui è tutto da noi due, dalla linea Cadorna. Sì. Ciao, saluti ciao, a ciao tutti, a tutti, saluti, baci, è stato ciao, yes.